Buonasera ad Enrico Ruggeri. Benvenuto ad Anni 20. Grazie, buonasera. Lei come sta vivendo questo periodo di Covid, le restrizioni alle quali è sottoposto? Perché ricordiamo, lei vive a Milano. Sì, ma è ovviamente male, male come tutti, male come musicista, quindi rappresentante di una categoria che è stata dimenticata e anche umiliata più volte, male come genitore, perché ho due... Cioè, ho tre figli, ma uno è grande, se n'è andato in campagna, però due ragazzi, uno di 15 e una bambina di 10 anni che quindi fanno parte di quella categoria, adolescenti e bambini che soffrendo, e io credo che questi, che i nostri ragazzi, i nostri bambini pagheranno a lungo quello che è successo quest'anno, questa carenza di socialità, di incontro, ma anche perché sono gli anni più belli. Tutto quello che noi siamo dipende in gran parte dalla nostra adolescenza, dalle difficoltà che abbiamo avuto all'interno però di una vita sociale, cioè abbiamo imparato a socializzare, abbiamo pianto, riso, sofferto, abbiamo comunicato, quindi tutto questo sta venendo meno. Ecco, due storie diverse che provengono da due mondi diversi ma accomunati dalla stessa dipendenza, quella per la droga. Abbiamo sentito, non siamo noi che ci pippiamo la cocaina ma è la cocaina che si pippa noi, è così Ruggeri? Beh, sì. La droga alla fine, insomma, ti coinvolge, ti porta via. L'eroina, io conosco eroinomani che hanno smesso da 20 anni e dicono: io comunque quando mi sveglio la mattina il mio primo pensiero è l'eroina, anche se non mi faccio più da 20 anni. Anche qualche alcolista conosco che mi fa questo ragionamento. L'eroina è il rientro nella placenta. È la fuga da tutto, è una droga, io ne parlo bene perché conosco molti, non l'ho mai usata, ma è una droga che uccide, però veramente perché... contiguo all'eroina, è una droga che illude, perché le prime volte sono meravigliose, stai molto bene, dopodiché piano piano stai perché... male, piano piano avviene il contrario, cioè stai male tutto il giorno tranne che quando ti fai, e quindi dedichi la tua giornata, soprattutto se non hai possibilità economiche e alla fine finisci per non averne, dedichi tutta la tua giornata alla ricerca dell'eroina. Ecco, in Italia è un dato che pare colpisca poco, ma c'è ancora un morto per droga al giorno. Comunque sì, bisognerebbe riflettere. Più tanti morti che camminano. Tante persone che hanno un'esistenza miserrima proprio perché non hanno più nessun tipo di interesse. L'eroina toglie qualsiasi tipo di interesse, diventa centrale nella vita del drogato. E la droga però sta diventando anche di interesse dei giovani, dei giovanissimi. Ci sono molte storie che ci raccontano appunto della prima volta a 10, 11, 12 anni. Sì, assolutamente. È evidente, qui si cammina un po' sulle uova, però... Insomma, è evidente che non è che se ti fai uno spinello finirai per farti di eroina, ma è altrettanto evidente che quelli che si fanno di eroina da lì sono partiti da uno scherzo, da uno spinello, da una pasticca, da qualcosa del genere. Quindi ovviamente insomma, come genitore dico a tutti i genitori di vigilare con molta attenzione, conoscere il problema. Ecco, noi siamo avvantaggiati perché... La mia generazione, quelli che nati negli anni 50 e negli anni 60, che si facevano, avevano dei genitori nati negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, che erano totalmente impreparati. Oggi, insomma, chi ha un figlio adolescente conosce di più il problema, questo è l'unico piccolo vantaggio. Ecco, però per parlare, lei conosce San Patrignano? Sì, sì, perché intanto come Nazionale Cantanti abbiamo fatto parecchie cose con loro, abbiamo anche giocato a pallone con loro. E poi un mio carissimo amico, uno dei miei più cari amici, ha fatto un po' un tour di comunità, perché è stato a San Patrignano, è stato da Don Mazzi, è stato da Don Gelmini, insomma, e quindi nel seguirlo ho avuto possibilità di interagire. Cosa l'ha colpita di San Patrignano? C'è una differenza enorme. Generalmente le comunità di recupero sono comunità nelle quali tu trovi 20, 30, 40, 50 ragazzi, quindi è un tipo di approccio completamente diverso, più familiare, lì si può vedere a uno eccetera.
La differenza tra San Patrignano e le altre comunità è nel numero, migliaia di ragazzi, e quindi molto spesso, non dico in ricovero coatto, ma insomma che avevano, che erano già stati beccati, quindi che avevano l'unica alternativa di andare a San Patrignano piuttosto che andare in galera, quindi non erano andati spontaneamente in molti casi, adesso qualcuno magari mi correggerà, ma è a grandi linee così, però la grande differenza è questa. Quindi tutte le cose che si dicono su San Patrignano, sul tipo di regime, secondo me sono giustificate dal fatto che mettere assieme 1000, 2000, 3000 ragazzi con questo tipo di problema non è come metterne insieme 40. Ma lei come persona cosa si è portato dentro andando a San Patrignano, incontrando anche le persone che lì cercano di recuperare la loro vita? Intanto insomma, se una persona decide di votare la sua vita a una missione del genere è già comunque ammirevole a priori. E poi c'è questo meccanismo molto interessante per il quale molti ex tossici, ex clienti di San Patrignano diventano terapeuti, cioè diventano quelli che poi accompagnano gli altri, quelli che ancora non ce l'hanno fatta, nel loro percorso, e ahimè sono tra i più titolati a farlo, perché solo chi è riuscito a uscire dall'eroina può capire esattamente quali sono i problemi, le difficoltà, i passi, forse anche le parole giuste da dire, perché come sempre insomma chi arriva da fuori e dice dai fatti fuori, è un po' come quello che dice al depresso andiamo al cinema, insomma non è un po' più complicata la vita. Bisogna conoscere di così. Sicuramente. Per cui uno dei meccanismi più interessanti è questo, il fatto che molti dei ragazzi poi non escono da San Patrignano, cambiano ruolo, diventano per aiutare chi come loro si trova in difficoltà. Esatto. Infatti a San Patrignano sono stati aiutati in 40 anni 26.000 persone e in questo momento ce ne sono 1.200, e io voglio portare lei e i nostri telespettatori proprio lì a San Patrignano con il nostro Alessandro Sansoni. Buonasera Alessandro, buonasera a te e anche ai tuoi ospiti. Buonasera Francesca, buonasera Enrico, sì, siamo qui nella grande sala da pranzo di San Patrignano, dove fino a poco fa stavamo mangiando insieme a tutti i ragazzi della comunità. Questo è proprio il cuore della comunità di San Patrignano, è il luogo. Vedo che ci dove sono ci con si te incontra delle... e si sta insieme. Ecco, vedo che ci sono con te alcuni ospiti. Ci aiuti, sì, grazie a loro, a capire. Te li voglio presentare. Grazie. Innanzitutto ecco Angelica, che è una delle ragazze di San Patrignano. Buonasera. Con cui fino a poco fa stavamo cenando. Angelica è qui a San Patrignano da 3 anni e mezzo. Alessandro, non ti sentiamo, dovresti avvicinare il microfono prima a te. Prego. Sì, scusami, dicevo, Angelica è una ragazza che sta qui da 3 anni e mezzo e sta quasi portando a termine il suo percorso di recupero, e naturalmente per lei è stato un periodo molto complicato, una vera e propria battaglia con se stesso. Direi grandissima proprio, però ripaga proprio tutti gli sforzi, tutti i sacrifici, ripaga proprio tutto. Quali sono stati i momenti più difficili? Sicuramente il momento in cui sono entrata, i primi mesi, sono stati i periodi più brutti, e poi ovviamente durante il percorso ci sono dei momenti in cui si vorrebbe mollare tutto, però non si può. Angelica, ma lei quando ha cominciato? Ecco, io sono qui anche... E perché? Volevo chiedere ad Angelica quando ha cominciato a fare uso di droga e perché ha iniziato? Beh, io ho cominciato attorno ai 14-15 anni, quindi abbastanza presto, però diciamo è stato molto veloce, tipo la scalata verso fare un uso completo proprio di sostanze. E diciamo che comunque il motivo per cui ho cominciato è stato riuscirsi a integrare in un gruppo. E diciamo che comunque a 14 anni c'avevo questo gruppo di amici con cui uscivo l'estate, e siccome loro facevano uso un po' insomma di canne, di alcol, io per stare insieme a loro comunque ho cominciato anch'io.
Alessandro, vedo accanto a te anche... Grazie Angelica per la testimonianza che purtroppo Ruggeri, come dicevamo, appunto sottolinea come spesso si inizia anche da giovanissimi. Beh, a fare sottolinea uso da genitore la paura aumenta ancora, perché in realtà tutti noi abbiamo avuto un percorso di vita determinato in gran parte dalle nostre conoscenze, dall'integrarsi. Angelica dice una cosa che ho avuto modo di verificare anch'io, cioè non so, io da un po' di tempo non bevo più, ma semplicemente perché gioco a pallone, perché non voglio ingrassare, niente di che, però non bevo, non tocco alcol, e a volte ti senti tu quello sbagliato, cioè tu sei in un gruppo dove tutti hanno bevuto un paio di bicchieri e quasi quello disadattato diventi tu, perché perdi un attimo di lunghezza d'onda comune con gli altri. Figurati se hai 14-15 anni e magari se invece di due bicchieri di vino ti stai facendo una canna o due o cinque o dieci, ecco. Vedo accanto a te Alessandro, il responsabile terapeutico Antonio Boschini. Quanti delle persone che arrivano lì si sentono poi, diventano poi vittime di questo sentirsi fuori dal gruppo, insomma cominciano a fare uso di droga perché in qualche modo trascinati dagli amici, dalle amicizie, dalle compagnie? Quasi tutte quante le persone che sono qua raccontano che si sentivano diverse dagli altri. E l'unico gruppo dove si sentivano accettati era un gruppo di persone che appunto doveva usare o alcol o canne, che sono sicuramente la prima tappa per sentirsi diversi, per sentirsi accettati, e poi dall'alcol e canne poi si apre una strada che può portare in varie direzioni. E adesso ad esempio negli ultimi 20 anni diciamo le droghe sono cambiate, prima era solo l'eroina che veniva usata con le siringhe, adesso negli ultimi anni vediamo che la cocaina è quasi sempre presente nelle dipendenze e si può associare all'eroina oppure si può associare all'alcol, alla cannabis o anche al gioco patologico, però la cocaina ha preso in questo momento e negli ultimi anni un ruolo centrale. Però non è la dipendenza unica, è una dipendenza che si associa a dipendenza anche da altre sostanze e alcol. Alessandro, io volevo ringraziare i tuoi ospiti perché ci hanno permesso di entrare a contatto con una realtà che spesso insomma conosciamo poco, e a proposito la docuserie che abbiamo citato prima che ci ha permesso di in qualche modo di riaprire anche un tema, di entrare a conoscenza ulteriormente con San Patrignano. Boschini, sì, io vorrei infatti presente. Anche chiedere, Boschini era presente infatti e volevo proprio chiedere a lui che cosa ne pensa insomma di questa serie famosa Sampa, insomma qual è stata la sua reazione dopo averla vista? Beh, la mia reazione è quella di un pugile che ha preso un mucchio di botte, perché io nei giorni successivi stavo veramente male, poi sono riuscito a razionalizzare, a capire meglio solo dopo qualche giorno, e l'unico vantaggio che c'è stato è riportare un dibattito sulla droga, e questo è sicuramente un fatto positivo, però mi dispiace molto che per riportare un dibattito sulla droga si sia persa un'occasione per raccontare una storia italiana in maniera veramente obiettiva, cioè parlando sì degli errori che sono stati fatti, e questo è innegabile, però si è voluto anche demolire la figura morale di una persona che invece ha fatto una cosa gigantesca, perché se da 26 anni questa persona non è più a San Patrignano e San Patrignano c'è ancora, e tutti noi che insieme il gruppo la portiamo avanti sui principi che questa persona ci ha trasmesso. Quindi questa persona ha seminato profondamente in questo terreno, e questo terreno sta continuando a dare degli ottimi frutti, a nostro parere, grazie ai suoi insegnamenti. Grazie. Ecco, non è stato fatto un torto nei confronti di questa persona. Grazie a Boschini appunto per quanto ci ha detto, anche per insomma averci in qualche modo fatto conoscere un pochino meglio la situazione e la realtà dei fatti. Io volevo chiedere ad Enrico Ruggeri, insomma i ragazzi che entrano in comunità lo fanno per riprendersi la loro vita, ma poi effettivamente ci riescono? Ma
ovviamente non tutti, ma le percentuali in questo caso sono alte, se comprendiamo anche quelli che, come dicevo prima, in realtà rimangono a San Patrignano, cioè non riescono, o rimangono in una comunità, cioè non riescono ad andare fuori, ma mettono al servizio di altri ragazzi il loro dolore, la loro esperienza, la loro conoscenza sul campo. L'eroina in particolare è una droga della quale non ti liberi mai nella vita completamente, ma è così come l'alcol, cioè rimani... io riconosco dall'altra parte del marciapiede un ex eroinomane. C'è qualcosa, c'è un velo sull'occhio, c'è qualcosa che comunque rimane per tutta la vita. È un'esperienza terribile dalla quale esci, ma non completamente, secondo me. Ecco, lei ha avuto anche un'esperienza diretta appunto con la droga. Lei come ne è uscito? Io sono stato uno stupidotto consumatore occasionale di cocaina, perché in quel momento intanto dovevo trovare un modo per spendere tutti i soldi che guadagnavo, perché la discografia in quegli anni era veramente florida. E ne sono uscito da un giorno all'altro semplicemente perché la cocaina, soprattutto nella Milano degli anni Ottanta, non crea amici ma crea compagni di merende. Per cui, memore di quello che mi disse una volta mio padre, che fu cerca di frequentare persone alla tua altezza, mi sono reso conto che non ritenevo tollerabile che da qualche parte uno che magari era stato mio compagno di merenda una notte di una discoteca alle 3 di notte potesse dire, guardandomi in televisione al suo vicino di divano, vedi, Ruggeri è mio amico, io ho pippato con lui. Ecco, per me questo pensiero era un po' insopportabile. La vita è una, va spesa bene, devi spenderla con persone che meritino di essere frequentate. E poi come ha fatto a smettere? Ma da un giorno all'altro assolutamente, proprio senza nessun problema, ma anche perché la cocaina dà una dipendenza molto forte dal punto di vista psicologico, mentre l'eroina dà anche una dipendenza terribile dal punto di vista fisico. Per cui io ho smesso da un giorno all'altro, non ho più, tutte le volte che vedevo qualcuno che me la offriva, inventavo una scusa, e dico inventavo una scusa perché ero in contesti nei quali quello strano era quello che non pippava, quindi non a caso ho detto inventavo una scusa, però insomma non l'ho più fatto da un giorno all'altro. Ecco, io vorrei collegarmi con Alessandro Giuli perché vorrei sentire il suo parere. Molto spesso insomma, i programmi, i giornali, è un tema che non viene trattato. Perché, Alessandro, c'è paura di questo tema? C'è forse pigrizia, c'è pigrizia perché andare in profondità costa fatica, cioè quello che io ho visto stasera, cioè il riepilogo di una straordinaria storia di successo chiamata San Patrignano, la testimonianza simpatica, autentica di Enrico Ruggeri, quel collegamento, sono il frutto di una visione del mondo che si fonda sulla verità e la fatica, mentre spesso, non tutti naturalmente, tanti giornalisti preferiscono illuminare l'evento traumatico, la cronaca nera, oppure perdersi nella gnagnera, signora mia, se si drogano tutti i giovani. No, non funziona così. Rappresentare San Patrignano significa dire che una comunità di recupero non è né un ufficio di collocamento né un lager, è il luogo di una discesa agli inferi che preluda a una possibile rinascita e costa fatica e sforzo. Soprattutto è il luogo in cui si va, l'abbiamo ascoltato, perché l'alternativa è la galera e la morte arrivati a un certo punto. E quindi a San Patrignano che cosa succede? Succede che si cerca un'autorità superiore a quella della droga che ti mangia l'anima, e questa autorità superiore, incarnata in questa splendida figura patriarcale che era Muccioli, naturalmente ha anche degli elementi costrittivi sui quali a volte si basano delle mediocri sceneggiature, a volte delle belle, belle inchieste televisive. Sì. Grazie ad Alessandro Giuli, torneremo a parlare con te tra poco, prego. La parola disciplina non è una brutta parola, no, certe volte nella vita, soprattutto se hai un problema o anche se hai un problema creativo, cioè chiunque crei qualcosa o chiunque per andare in TV a parlare prima si mette a studiare o chiunque affronti un percorso come quello di San Patrignano ha bisogno di disciplina. Disciplina per me è una bella parola. Lei
Buonasera e bentornati ad Anni 20, il programma che racconta la realtà del nostro decennio. Sono le 22.40 e siamo con il nostro ospite, gradito ospite questa sera in occasione della prima puntata, Enrico Ruggeri. Abbiamo dato un piccolo assaggio del tema che stiamo per approfondire con lei, la musica, ma un fenomeno musicale ben preciso. Sto parlando della musica trap, che abbiamo conosciuto un po' appunto a Sanremo, perché tra i tanti artisti che hanno solcato il palco ci sono stati anche tre trapper, sì, che con Gigi D'Alessio ricordo che si io sono... ho una bambina di 10 anni e, un figlio di 15, quindi sono da genitore sono sul pezzo. Eh sì, anche perché comunque la generazione Z, quella, sì, i ragazzi che vanno dagli 8 ai 23 anni sono quelli che maggiormente apprezzano e stimano la musica trap. Io con lei voglio vedere un pochino quali sono i dati ufficiali per quanto riguarda il gradimento del pubblico della musica, e vediamo che gli ultimi dati che possiamo avere, ai primi 3 posti ci sono 3 artisti trapper, perché c'è Marracash, c'è Sfera e Basta e poi da Supreme. Insomma, Marracash lei... arriva dal rap, sì, è un rapper trasversale. Sì, è un rapper, così come anche Achille Lauro, che abbiamo visto sul palco, sì, di Sanremo, nasce come trapper e poi adesso è evoluto. Ma lei cosa pensa della musica trap, oltre al fatto che l'ascoltano i suoi figli? Ma ovviamente, insomma, faccio parte, ho un altro bagaglio culturale, sono parte di un'altra generazione, per me nasco con il rock, anzi col punk, per cui sto alla finestra a guardare. La cosa che mi piace meno è una certa povertà di lessico, cioè io credo, insomma, un cantautore, un De Gregori si muove su 30.000 parole e un trapper su 300 parole, questa è la cosa. Per contro, immagino, intuisco che c'è una ricerca sonora, e ovviamente siamo ancora in un momento, come sempre accade, nel quale c'è molta confusione. Sono sicuro, se qualcuno mi chiedesse ma durerà la musica trap, era proprio la domanda che volevo farle. Ma no, sì, perché è chiaro che poi il punto è quello. Secondo me qualcuno durerà, così come quando nacque il punk c'erano centinaia, migliaia di gruppi punk, poi in Italia sono rimasti in pochi, nel mondo è rimasto Sting, che era un bassista punk con i Police, è rimasto David Byrne, che ormai è un intellettuale ma nasce punk con i Talking Heads, è rimasta Patti Smith, ma che è una sacerdotessa. Lei mi sta portando altrove. Noi invece vogliamo conoscere meglio i trapper, e lo abbiamo fatto con Salvatore Dama. No, abbiamo fatto un viaggio da nord a sud per capire meglio questa musica fatta di storie e di persone. Ruggeri, abbiamo visto storie di strada, di rivalsa sociale, dove però c'è un'ostentazione della ricchezza che sembra il fine ultimo della musica. Ma per un artista non è fare musica l'obiettivo finale? La musica contiene la sua ricompensa. Cioè fare musica dovrebbe essere già di per sé una gioia, perché la musica nasce come disciplina che fai con gli amici con il sorriso sulle labbra. Quando io ho iniziato non avevo minimamente il pensiero speriamo di fare i soldi, di avere più ragazze, eccetera. Mi piaceva suonare, cioè suonare mi faceva stare bene, ecco. È un po' pericoloso dedicare la propria vita al successo comunque. È sempre sbagliato. Poi se fai arte mi sembra, insomma, il tallone d'Achille di tutta la vicenda, il fatto di farlo esclusivamente per avere successo. C'è anche un gergo ben preciso nella musica trap. Sì, stavo imparando. Un gergo che poi, tra l'altro, viene anche utilizzato per identificare le sostanze stupefacenti, perché insomma viene chiamata anche la barella. Io non, ad esempio, non lo sapevo. La bianca, il cocco. Ecco, ma alla fine... Allora, la musica non si è mai... è sempre stata abbastanza contigua al mondo trasgressivo. Insomma, Brown Sugar dei Rolling Stones o Heroin di Lou Reed sono pezzi che parlavano di droga, e ce n'è a centinaia. Però sono parole che i genitori non capiscono, non comprendono. Erano grandi canzoni che sono durate 50 anni. Il pericolo di fare delle cose con linguaggio gergale è quello di essere superati
tra 2 anni, tra 3 anni. Io faccio sempre attenzione a non scrivere cose troppo precise sul periodo. Se io avessi scritto un po' di anni fa non trovo i gettoni per chiamarti, oggi nessuno capirebbe. Cioè, ci sono delle cose che secondo me non vanno usate perché sei destinato a non durare nel tempo. Alcuni trapper hanno avuto anche dei problemi, scopriamo un pochino meglio ancora di più questo mondo. Ruggeri, abbiamo visto Only One, uno di questi trapper che insomma ha avuto problemi con la giustizia, ma poi alla fine artisti che hanno avuto problemi, ma caspita, ce ne sono stati anche lì. Scusate se io torno sempre alla mia generazione, ma Keith Richards dei Rolling Stones entrava e usciva di prigione. La cosa più strana è questo connubio con la violenza. Per uno come me che sfuggiva dalla violenza, io negli anni 70, insomma, nel Milano degli anni 70 era una città molto violenta politicamente, se sbagliavi un paio di scarpe rischiavi la vita se andavi in una zona con quel tipo di scarpe, insomma, tutte queste cose. E la musica era proprio una fuga dalla violenza, cioè il musicista teoricamente dovrebbe essere un non violento proprio perché ha una valvola di sfogo incredibile, soprattutto se fa musiche rumorose come il rock, il punk o la trap, il rap, eccetera. Per cui l'ostentazione della violenza mi sembra poco artistica, tutto qua, poi io non mi scandalizzo di nulla, figurati. Alessandro Giuli, tu cosa ne pensi di questa forma di musica? È una forma di arte? Io adesso non vorrei fare il vecchio trombone, ma un po' più forte di me. Allora, se noi 40 anni fa avevamo nei vinili le canzoni di Ruggeri, poi le abbiamo avuto nelle audiocassette, poi le abbiamo avuto nei DVD, adesso su internet, eccetera, una ragione ci sarà, no? Perché esiste una musica che non è mai andata di moda e quindi non può passare di moda. Questa del trap sembra una cosa, diciamo, più passeggera, diciamo così, va, definiamolo così. Dopodiché l'universo di riferimento simbolico di questi musicisti, e insomma, li chiamiamo musicisti con molta generosità, secondo me, non è né la destra né la sinistra, ma figuriamoci, è una prigione del Salvador, è Narcos, con la differenza che questi sono dei pulcini rispetto ai narcotrafficanti, per fortuna, e quindi dietro questa corazza ultra tatuata, poi come vengono trafitti da un sentimento, senti la polpa del crostaceo, cioè dietro un trapper c'è un piccolo Toto Cutugno, secondo me. Dopodiché massimo rispetto per chi fa i soldi lavorando e cerca una buona musica, magari alcuni di loro ce la faranno. Ma sì, ha ragione. E soprattutto, ecco, sicuramente da ogni genere di musica poi qualche fuori classe c'è. Io mi ricordo, e forse sì, anch'io, certo. Quando partirono le prime avvisaglie di rap, uno dei rapper era Jovanotti e tutti dicevano non durerà, durerà da Natale a Santo Stefano. Invece evidentemente, evolvendosi con intelligenza e con artisticità, Jovanotti, pur partendo da quella realtà, e poi ha fatto la sua carriera. E se tu senti il mio primo album, erano 3 accordi maggiori, era un disco di punk fatto da un 18enne arrabbiato e ingenuo. Per cui sicuramente anche da qua ci sarà un setaccio, ahimè, secondo me terribile, però i 2 o 3 che si evolveranno ci sono sicuramente. Ruggeri, Alessandro Giuli ha fatto riferimento al fatto che questi artisti non hanno una connotazione politica, invece la sua generazione si è molto, diciamo, anche esposta politicamente. Beh, e lo fa tuttora. E lei, a proposito, non ha difficoltà anche a trattare temi scomodi come il caso di Chico Forti? Lei ha scritto una canzone proprio. Sì, ho scritto una canzone su Chico Forti prima di quando si è aperto quel barlume, temo un po' illusorio, di fine perché anno. Perché il 23 dicembre c'era stato detto che sarebbe potuto arrivare in Italia. Chico Forti era lì per tornare. Ma a me piacciono le storie difficili, le storie nelle quali c'è da combattere, le storie nelle quali magari qualcuno non crede. Chico Forti ha un po' di appeal in meno rispetto alle persone che vivono nella sua situazione, perché era una persona vincente, era un bell'uomo, era un imprenditore, uno sportivo, un produttore televisivo, quindi non incarna lo stereotipo del perseguitato alla giustizia. Chico Forti ha 2 vite, una fantastica, e della quale lui usufruisce del sogno americano, e immediatamente dopo, con uno spartiacque terribile,
secondo me, motivato dal fatto che lui ha indagato sulla morte di Versace, ha toccato tasti che non doveva toccare, ma comunque da un momento all'altro lui dal sogno americano passa all'incubo americano, al confronto con un sistema giuridico che non ammette mai l'errore. In genere gli americani non ammettono mai di aver sbagliato storicamente, insomma, e quindi si trova all'interno di un incubo. Non a caso lei ha intitolato la canzone proprio America, America che vorrei ascoltare, sì, con lei, vorrei far ascoltare anche i nostri telespettatori. Volentieri. Sull'acqua ho passato montagne, ho spiegato le vele nel sole, ho guardato le albe, i colori e i tramonti, calpestando la terra, scivolando sul mare, cittadino curioso del mondo, con la stessa pietà per vincenti e perdenti. Ed ora che ho un numero addosso, è la stessa divisa degli altri, ho visto cambiare il mio mondo, ho visto colombe nel nido dei falchi. E l'America è troppo lontana, eppure io sono al suo interno, la barca che sta sulla riva sbagliata. L'America è un treno che passa, fermandosi in certe stazioni, spostando dal viaggio la mia. Grazie Ruggeri per questa bellissima canzone, per essere stato con noi. Grazie. Ma prima di salutarla, io vorrei con lei fare un grande augurio di pronta guarigione a un suo caro amico, a Gianni Morandi, che ha avuto un incidente domestico ed è stato, sì, portato nel centro Grandi Ustioni. Adesso sta meglio, tranquillizziamo anche il sta nostro meglio, pubblico. Sì, starà già facendosi selfie con gli infermieri sicuramente, perché è un uomo della sua tempra, sicuramente ne uscirà con il sorriso col quale ha affrontato tutta la vita. Grazie ancora a Enrico Ruggeri per essere stato con noi ad anni 20. Grazie a voi. E adesso